Adesso inizia la salita qua, eh? Adesso Aiuto. inizia. Allora, qua parleremo un po' di meno, ma già mi piace. No, va bene, dai, la scalata del vulcano è sempre divertente. Invece, hai provato a fare l'alpe di Drift? Sono arrivato in cima una volta. E poi l'ho fatta altre due volte facendo gli allenamenti qua di Swift, Sì. però ho mollato perché alla fine dovevo fare come si chiama il raffreddamento dopo l'allenamento e Sì. andare su a 2 all'ora non mi piace, quindi mi giro così aggiungo chilometri e almeno mi rifaccio la discesa. È quasi come barare quella roba lì, eh? Quasi come barare. Manca poco così. Però no, è bella, è bella. Cioè, è come farsi un passo veramente. Sì. Sui tornanti, molla, rullo e vai. Che rullo hai tu? Cosa usi? Hai un rullo della Elite, si chiama Cubo Digital. Penso che sia il Ok. rullo più da poveri che esista sul mercato. Esisteva, adesso non lo fanno neanche più perché non gli conveniva. È di quelli che si tiene la ruota, però boh, dai, tiene fino a 800 Ok. watt. Io 800 Oh, watt non li vedo, quindi. fai il suo. Cavolo. Mai No, vabbè, visti? se spingo sì, però Sì, ho capito, ma. per un secondo, 2 secondi. E quindi sì, sarebbe anche piaciuto cambiare, però insomma, che non c'è proprio una grande splendidume economico al momento. Poi i rulli sono finiti, quindi li tengo Impossibile fresco, va trovarli. benissimo. Sì, no. Veramente, vedo su subito.it gente che vende rulli. Che su di listino costano, non lo so, 500-600 euro al doppio. A me è Sì. capitato È che io avevo assurdo. un paio di rulli tipo i tuoi, a dire la verità, neanche smart. Questo è Diventavano smart, smart. quello è la figata, cioè costa poco, però è smart. Li ho messi Costava. in vendita e mi arrivavano proposte da gente disperata che no, ti prego, ho bisogno di rulli. Ma ancora quando è stata la prima settimana di lockdown leggero, perché avevo trovato questi direct drive di Tax e la gente mi proponeva, non so, il doppio del prezzo che avevo messo io, che era più che onesto, sommerso di messaggi, li ho venduti effettivamente a un'offerta che mi sembrava onesta, però c'è una richiesta pazzesca, anche la quantità di gente che c'è su Zwift, Sì, vedi no, come. ma sarebbe curioso vedere da un punto di vista di mercato quelle aziende che a sorpresa con questa roba qua del coronavirus stanno facendo un boom tipo Elite con i rulli, che secondo me c'è una fabbrica imballata perché non No, riesce più a fare niente. probabilmente no. Swift, che secondo me si sono dovuti comprare un hangar per fare i nuovi server perché sono 20.000 persone al colpo. Leggevo per deformazione professionale, che di lavoro diciamo, mi occupo di digital per semplificare, che Zoom, l'azienda quella che fa quel Sì. sistema di videoconferenze, così, è passata da erano 10.000, no, scusa, 4.000 utenti attivi al mese a 20.000 in 2 settimane, con tutti i problemi del caso, quindi sicurezza, infrastrutture al collasso, perché effettivamente non ci sono alternative. Vedi, bisogna fare come Pornhub che dice all'Inps su quel Sì, meme lì di esatto, usare i loro server. esatto. Però sì, Swift, cioè, chissà quando avrebbero pensato di fare No, dei numeri così. E ma poi era continuerà, penso, perché pensato. comunque chi lo sta scoprendo o ha pagato magari l'abbonamento annuale lo Sì, continua a usare, quindi, cioè, io già so che lo continuerò a usare per gli allenamenti. Io presumo proprio di sì. Diciamo che come avevo fatto con i rulli vecchi, le prime giornate, fra l'altro quest'anno è stato un inverno facile, lato bici, quindi io sono andato veramente tantissimo fuori d'inverno. Ho usato pochi rulli, ma sicuramente quando ci saranno quelle giornate di mezzo brutto, mezzo bello, sapendo di avere i rulli con Zwift, no, andrò anche in cerca di prendermi la pioggia,
Oh, mantellina, tutto vestito, torni a casa a piombo. Mi metterò qua e via. E Senz'altro, no, io sicuramente la lo bici userò. d'inverno la metto Boh. in garage e via. No, Quelli veri vanno giù a Vittorio Veneto, così a beh. farsi giretti, però No, no. lo sci ha la priorità. Certo. Sì, comunque, quando si uscirà veramente, dai, qualcosa si sentirà di tutto questo allenamento. Secondo me sì. Se non altro, non farà male il sedere. Ecco, Che te ecco. fermo qua immobile così. No, da quel punto di vista sicuramente è meglio essere sulla bici nella realtà. Non ci piove. Senza dubbio. Ah. Penso che ci siamo quasi, eh. Non Stavo so. guardando. È piena di giretti strani questa mappa. Non... No, a me dice che mancano almeno ancora 4 minuti. Quindi... Ah sì, eccolo, mi ero perso, stavo guardando la mappa, invece no, c'è anche la previsione di arrivo. Sì. Vediamo se riesco. Così. Un chilometro e Ah, due. Sì, esatto. ok, trovato. Ora proviamo a battere il record personale. Sai che non ce l'ho, No? probabilmente un record su questa salita qua. No, 30 Io c'ho, giorni aspetta che... personali non ce l'ho. È un chilometro, proviamo. L'ho Tu che tempo hai su girata questa? anch'io, no, il mio personale è 11:13. Per Ok. cui proviamo a vedere. Sì. Secondo Vantaggi. me ce la facciamo, siamo andati abbastanza bene, Però si smette di parlare allora. eh. Sì. Dai, facciamo una webcam e uno schermo. Mi sacrifico. Scricchiola tutto qua. Anche il mio, non credere. Ultimi 800 metri in silenzio. Aiuto. Sei arrivato? Sì. È Sono quasi. la morte, ci sono quasi. Chiacchierando sicuramente non aiuta.
Bello. Jesus Christ. Ma questa. Fatta. Così anche oggi chiacchieriamo Abbiamo fatto il nostro. tranquilli. Che queste sono le cose che se sei in un giro vero, lungo, a metà di 120-130 km, poi sai che devi chiamare. Ti vieni a prendere, sono No, no. morto. E non ti è mai successo di No. doverti farti... No? Pausa? No, mi è successo solo 2 volte. Una caduta Aia. e un problema meccanico che era irrisolvibile. Se no, toast, Coca-Cola e pianino a casa. Io ho il problema, il biker partecipa, Ma leggendario, grande. lo seguo sempre. No, a me succede, io inizio stagione col fatto che d'inverno io la bici non la prendo mai, perché vado solo con le pelli. È molto diversa l'alimentazione tra i Ok. rulli, cioè tra i rulli, ormai parlo dei rulli come se fosse la bici, tra la bici e tutto il resto delle attività. Cioè con la bici quando hai fame sai già che è troppo tardi, no? Quindi deve esserci l'alimentazione continua, Certo. sistematica, giusta. E inizio stagione tante volte mi dimentico di mangiare o dico vabbè vado avanti a barrette o a gel addirittura che mi spaccano lo stomaco. Urca. E se devo fare un lungo, tipo per me è un lungo sopra i 100 km, e dopo un po' ci ho veramente imparato che devo mangiare, devo fermarmi e mangiare un Proprio tu toast, una ti Coca-Cola, fermi un anche per fare la paninetto. pausa. Sì, cioè se sento che ne ho bisogno, piuttosto che tirare avanti con una barretta, ho Beh, capito che è meglio fermarsi. no, quello sicuro. Per come reagisco io almeno. No, io Perché mi sono poi andato un comunque mi po'. faccio quell'oretta in cui digerisco il toast, o quel che è, insomma, in cui vado piano, scarico e poi riparto che sono fantastico, Finirai in tempo. riposatissimo. Invece se non mi fermo... Comunque spingo sempre perché i carboidrati delle barrette, dei gel, ti tengono su e dopo un Certo. po', tic, come un interruttore, li spengo. Uguale. E No, diciamo che se non va bene. la mia regola è, io guardo, di solito guardo il tempo. Dopo un'oretta cioè qualcosa che va dai 50 minuti all'oretta, Bravissimo, io ho messo il mangio una timer sul roba. Ok. Garmin, ogni 50 minuti mangia. E dopo io faccio la prima ora qualcosa di sostanzioso, se so che davanti ho un giro ancora di, che ne so, un'altra ora, ora e mezza, e dopo scaglione ogni 40 minuti più o meno. Però se effettivamente ti capita che sul percorso non hai lo spazio per mangiare, perché sei in salita, ecco, mangiare in salita io non riesco. No, Non no, per credo mangiare in nessuno. salita no. Anche, ma già bere a me vanno i battiti. Sì. Però, vabbè. Ma no, quello no, considero, bisogna pianificare i percorsi. Cioè, sui lunghi io penso sempre a dove mangiare. Però anche lì, secondo me, Esatto. l'indole esplorativa, e parlo anche per le foto, ad esempio, cioè la pausa pranzo è Grande Andrea. un'occasione fighissima per conoscere gente, capire meglio un luogo. Sì. Chiaro che se uno vuole fare la performance o vuoi fare il tempo, qualche cosa, non ti fermi. Però con l'idea di esplorare, vedere i posti, anche fare una pausetta, prendersi un panino con la bresaola, prendersi, ma quel che è. Io sono un grande fan di toast e Coca-Cola. Toast Coca-Cola è un classico, dai, mi fai dir di no. Cioè, ho fatto dei giri bellissimi con la pausetta, alla fine sono 25 minuti, stai così, Sì. ti riposi e dopo veramente chi ti ammazza. No, ma Un'altitudine. il bello nei posti di montagna è il toast Coca-Cola nel posto un po' nascosto, un po' casereccio, no? Magari c'è la signora nella baita, fai 2 chiacchiere. Così è bello. Poi bisogna anche dire che adesso non so, io essendo diventato papà da poco, da 8 mesi quasi, ho avuto un po' qua a livello ciambella l'effetto paternità, no? E ho preso qualche chiletto. E Non so adesso perché.
Non posso parlare, non ho ancora provato, però adesso È un classico, è guardavo. una scusa poi, è una scusa Tra quelli ovviamente. che sono connessi c'è qualcuno che potrebbe dire la sua. E quindi alla fine questa quarantena, oltre che per rullare, fare un po' di allenamento, mi sono messo a dieta con grande entusiasmo della mia ragazza. Sia a lei che a me piace moltissimo mangiare, ci piace bere buon vino, che non vuol dire ubriacarsi, vuol dire buon vino, così, cioè ci piace, però siamo a stecchetta. Io ho già perso 3 kg e ero in sovrappeso di 4-5. Vorrei ritornare ai miei 61 e mezzo, 60, magari, non lo Cavolo, so. quanto sei alto? 1,72. No, siamo più o meno simili, ma io sono più pesante, cioè ero più pesante, probabilmente adesso no, perché non facendo niente di forza, solo bici, non è rimasto più niente di muscolo. Quindi probabilmente sarò arrivato Però, anch'io, sai. già togliersi qualche chiletto comunque. Mantenendo l'FTP a quei valori miseri a cui è adesso, o comunque alzando, perché poi si alza un pochino, cambia, 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 cambia. Dove sei tu? Sei ancora alla discesa? Cioè sei Ma indietro, no, ho appena vero? finito Sì. la discesa, Ah, ok. non ti vedo, Vado mi un po' sono più perso piano. chiacchierando. Mi sa che sono un cicchino più avanti. E comunque, sì, dai. Ma ci sta, perché Dimagrire è uno dei buoni. come nella realtà, almeno per me, la regola è quando siamo sul piano, piattone, andiamo così si chiacchiera chi vuole e chi no. Però se dopo sei in salita, ognuno va al suo ritmo. Ci Ah, sta, beh, ci sta. sì, anche perché Se no, andare al ritmo di un come altro è una camminando. tortura. Uguale. Non Ci ho so cosa sia perso. successo, sì. No, No, abbiamo dicevo andare più sforato. piano, che uno pensa che andare più piano ti stanchi meno, è esasperante anche quello. Sì, no, ti frega che non c'è ritmo. Sì. Assolutamente. Sono d'accordo. Ah, perché abbiamo passato l'ora. Ah, sì, 32 chilometri, però, neanche dai. accorto. Dai, dai. Beh, finiamo il percorso già che ci siamo, Sì, mancano 8 km e 7. certo. E via. Adesso ti ribecco, sei un po' più avanti. Ah, che sudata che ho fatto sul Sì, vulcano. anch'io. No, ti dicevo, secondo me potremmo organizzare magari un weekend, qualcosa Di lontano reale, da dici? te. Esatto. Sì. Eccolo, ti vedo. Un po' di bici, un po' di camminata. Guarda, ti Ci dico, gli scambi starebbe. culturali sono sempre una gran figata, secondo sia nel trovarsi a metà strada, che ciascuno parte dalla sua e poi ci Sì. si trova, o appunto. Invece una cosa, questo sono curioso di sapere cosa ne pensi, di tutto il discorso bikepacking, viaggi con la bici, eccetera. A me, ad esempio, per assurdo, l'esplorazione in bici e far giri in posti nuovi mi ispira tantissimo. Però star via tanti giorni con la bici a piedi mi piace, ma con la bici tenda, non lavarmi, sudo come un mostro. Non so se è mio. Non ho mai Sono provato, quindi non so dirti, sulla Però. tua stessa lunghezza d'onda su questa Ecco. cosa qua, perché ammetto che sono molto schizzinoso su certe cose. Un po' comodo, ecco. Sì, cioè, Mi piuttosto piace prendo, l'idea. vado in un albergo Esatto. anche normale, insomma, o Sì, una roba un bed and modesta. breakfast, quel che è, e mi faccio i giri da lì. Tipo, non so, voglio vedere, non so, i passi, tipo lo Stelvio, così, che mi piacerebbe moltissimo. Parto da lì. Però l'idea tipo di partire da qua facendo le tappe, non lo so. Guarda, Forse non ci sono ancora pronto, non lo so. come ti dicevo prima, anche discorso zoncolan. Vado lì, sono nell'ambiente un po', sono anche tranquillo mentalmente e lo affronto dopo. Bikepacking, fra l'altro, è un argomento che viene sempre fuori un po' come domanda di gente che mi scrive se ho mai provato, perché ho scritto un po' degli articoli di tappe. Parlando delle ciclovie della regione o di pezzi che ho fatto in Slovenia,
però non ho mai fatto bikepacking. Mi piacerebbe provare, però in quella misura lì, cioè mi porto quello Piuttosto che mi lunghezze serve. scandalose in un Esatto. colpo solo, Mi cioè porto farsi il quello che mi dritto magari senza serve. dormire Mi e porto poi quello che mi via. serve per fare il giro lungo quando sono già lì. Questo com'è, piacerebbe a me. Sono d'accordo anch'io, sono d'accordo anch'io. Poi è un approccio completamente diverso, però boh, per ora non. Mi piace molto leggere le avventure di chi lo fa. Tipo c'è un ragazzo che si chiama Mattia De Marchi, non so se Sì, sai chi è, l'ho che presente vabbè, adesso. incredibile. O anche Omar Di Felice, tutti quelli che fanno la Transamerica, Certo. tutte quelle robe lì, cioè delle avventure bellissime. Che leggendole mi viene voglia di cioè, attraversare l'America con la bici, deve essere fighissimo. Però poi alla fine nel reale, boh, lo farei, non so, No, non so, non so. mi piacerebbe tanto fare il giro per provare bikepacking, però so che non sarebbe da me fermarsi magari con la tenda, una doccia veloce, discutibile, non sarebbe da me. Lo proverò perché secondo me ci sta, devi provare per dire se una cosa ci può stare o meno, fa parte di te o no, ma un po' comodo. Lo farei Guarda, più io comodo. uno dei più grandi progetti, che adesso a guardarlo mi sembra anche normale, che avevo quando ho preso la mountain bike per la riabilitazione della gamba sinistra che me l'ero rotta, e dopo l'infortunio, era fare Venezia Cortina, quindi da casa a casa, in bici. E già mi ero pianificato le varie tappe, dove poter fare, dove poter campeggiare, quanto ci avrei messo, quanti giorni, ti parlo di giorni. Alla fine adesso sono passati 6 anni, 5 anni che vado in bici, diciamo, di cui questo è il terzo con il manubrio curvo, quindi con la gravel un po' su strada. E adesso mi sento che lo posso fare perché ti dico, boh, sono 170 km, li faccio in giornata. Prima, cioè l'idea era fighissima, però ancora più figo adesso che lo posso fare in giornata. Non l'ho mai fatto per quello. Cioè l'idea di non so, la bici e il campeggio non mi hanno mai per No, neanche a me. ora sconfinferato. Non ancora. Cosa Sì. inizia qua? Un altro con. Ah, ma se lo tengono perché sennò ricomincio a. Sì. No, no, basta con per oggi. Già ho dato prima, anche perché tra poco siamo al traguardo. Già che c'è salita, mi secca quasi. No, ma finché è così, dai, 4-5% ci sta. E quando arrivi dal piano è sempre troppa. Se arrivi dal 10-11% e trovi un pezzo al 7, anche dici, ma sai, Sembra ma pianura. volo, che meraviglia. Comunque sì, un salto da queste parti devi farlo. Anche solo, ma se la ronda, a parte se la ronda day, non l'avevi fatto comunque. No, non Tanta sono roba. mai venuto d'estate lì, mi manca Ah, proprio. è vero. Tanta, tanta roba. Bello. Troppo bello, perché c'è troppa gente, infatti, però, vabbè. Ma dappertutto, anche nei posti magari un po' meno patinati, diciamo, anche No. dalla parte di Santa Fosca, di. Sì. Se vuoi iniziare a trovare meno gente, devi andare tipo in Comelico, in Carnia. Ok. Però in realtà la gente c'è. Cioè, è chiaro che se dici sei la ronda, cioè se guardi su Strava i record dei vari passi, tipo sono tutti 90.000, 130.000, cioè gente, quantità di gente assurda. Però boh, comunque la gente c'è. No, no, va. Se si combina, dobbiamo fare come si dice, uno scambio, come dicevi tu prima, culturale, inteso come percorso. Io vengo su,
magari con qualche amico di quelli che adesso non driftano, ma che invece in bici ci vanno, facciamo un giretto dalle parti tue, tu fai da cicerone, diciamo, e dopo facciamo il contrario, tu vieni qua. Eh certo, poi bisogna vedere come butta, con sta roba qua. Io voglio vederti andare in bici con la mascherina. No. Ma da Però voi adesso si può uscire a correre, però comunque con la si può mascherina. uscire con la mascherina e con i guanti, Vai a correre con la mascherina. ma infatti non so, sono molto critico sulle scelte che sono state fatte. Cioè, giustamente vanno tutti tutelati, però se uno vuole fare il brillante, come fanno vari governatori di regione, eccetera, allora puoi farlo se garantisci una maggiore libertà e lo stesso livello di sicurezza o maggiore. Se garantisci una minore libertà e lo stesso livello di sicurezza, cioè, sono bravi tutti. Cioè, applicare un modello cinese all'Italia, che siamo troppo diversi culturalmente, siamo dei disobbedienti e dei furbacchioni nati. Non so che valore possa avere, quindi non so. Sì, sono d'accordo, però c'è da dire che effettivamente se l'unico modo per essere sicuri di controllare un fenomeno come Certo, questo certo. Bisogna vedere dopo l'economia, perché anche lì non è che puoi far ripartire gli alberghi e tenere chiusi i No. ristoranti. Cioè, ci sono tutta una serie di cose che, cioè, l'economia dovrà ripartire. Boh, non so, vedremo. Io non sono Guarda. un esperto. So che a Venezia è malissimo, malissimo proprio. Quest'anno Venezia è stato Ma sì, ancora dall'acqua peggio degli altri alta in posti. poi Esatto, fra acqua alta. è finita la festa. Poi io sono il primo a essere contro il turismo di massa, eccetera. Però, insomma, da tutto a niente ci sono anche delle varie sfumature apprezzabili. Stavo guardando che non so assolutamente in che parte della mappa siamo su Zwift. Ma io forse di qua, no, ci sono passato, ma boh. Non so, anche perché in genere faccio gli allenamenti e guardo solo la tabella di là. Ok. E non. Ma che allenamenti stai seguendo adesso su Zwift? Ah, per coerenza con lo stile ciclistico, è un allenamento che si chiama Gravel Grinder. Ok, l'avevo visto Quindi anch'io. è un programma di allenamenti, io ho fatto quello che dura 5 settimane, non mi ricordo. Fatalità dura giusto fino al 3 maggio. Poi speriamo, cioè, fatalità, vediamo se devi tirare di più, mi sparo nei piedi. Però. E sono delle tabelle da seguire, fa tutto lui, anche i giorni di riposo. Figo, interessante più che altro. Oh, Una cosa che figo. non ho mai Quella fatto, e quindi gli esercizi parte lì sulla di dritto cadenza, non è male, bello. cioè tutti gli esercizi sulla cadenza, cioè pedalare a 110 RPM, non lo fai mai fuori. Invece così, poi ti passa il tempo. No, mi ispirava e ne parlavo con un altro ragazzo che ogni tanto esce in bici con me, l'allenamento quello della Gran Fondo, perché uno degli appuntamenti di quest'anno era la Gran Fondo a Verona. Per Ah, me era un po' strada, l'obiettivo di quindi questa. strada. Sì, era tutto su strada, un bellissimo giro, parti e arrivi a Verona. La piazza dell'Arena, in Ah, che mezzo bello. per i colli, stupendo, il giro veramente bellissimo. E quindi stavo iniziando ad allenare un po' la distanza con quell'obiettivo lì. No, ma Vediamo. funzionano. Secondo me, dai, sapranno quello che fanno questi qua. Sì, secondo me sì. Sai che mancano 3 chilometri e 7. Siamo arrivati a un... Mai provato a smettere di pedalare ogni tanto e l'omino si mette giù? Sì, in discesa, aspetta,
di quelle cazzate, è un videogioco, quindi ci sta. Quelle cose che nella realtà. No. Aspetta che mi chiedano dalla regia, sì, tra 3 km e 2. Quasi finito, quasi finito. Ah, Bello, mi è piaciuto il giro di oggi, ci sta. Dobbiamo trovare un modo per allargare il gruppo, fare qualcosa chiacchierando anche con altri. guarda, c'è un mio amico che mi ha appena scritto che è in riscaldamento dietro di noi. No. Vediamo se ci raggiunge. T. Leonardi. Sto guardando l'elenco, vediamo. Vediamo, perché noi tra poco siamo al traguardo. Vabbè, vediamo, con passo calmo, vediamo se poi si raggiunge. Dobbiamo trovare un modo per fare una call più persone, un bel gruppetto, ma studierò, qua siamo nel mio ambito. Facciamo come quelli che fanno scuola da remoto adesso. I ragazzini fanno lezioni col computer, noi facciamo tutto in virtuale su Zoom. Ah beh, per forza, che in realtà è ancora più efficace che nella realtà, perché l'altro giorno ho fatto un giro con i miei amici, alla fine ti parli, anche se sei distante, cioè ciascuno va al suo ritmo, in salita, ti parli lo stesso, Sì, è vero. cioè fin quasi da farlo anche nella realtà, non ci fosse il vento. Nelle cuffiette. No, una grande realtà di Zwift è che effettivamente vai sempre più di quello che andresti normalmente, perché Ah, è un po'. non vai mai come quello che hai appena superato, vai sempre a quanto va quello che hai davanti. Sì, è vero. Vabbè, dai, così ti gasa un po' come. Sì. Ci sono i supereroi da tastiera, ci sono anche i supereroi Supereroi da Zwift, da i swing, leoni da Zwift, i leoni del pedale quelli che virtuale. pesano 70 kg e ne mettono 60. Mannaggia. Dai, 1,5 km. Non vedo nessun italiano dietro di noi. No, oggi non c'è tanta gente in giro. Cioè, sì, sono sempre 7.000 persone, però. Insomma, rispetto al weekend che ce ne sono 19.000 solo su Watopia, poi negli altri mondi chissà. Ma infatti di solito fanno sempre due mondi, alternano il Adesso tre ne hanno secondo. Adesso aperti, sono tre, visto? certo. Che vuol dire che di gente ce n'è veramente tanta. Comunque un bel giro quello che abbiamo fatto, perché alla fine Sì. sono 41 km con 300 e qualcosa di dislivello, perché comunque cioè, ti fai la tua sparatina come ci siamo fatti noi in salita. Però per il resto alla fine sei in scarico. E bello, bello. No, a me è piaciuto. Al di là della chiacchierata, proprio abbiamo Vabbè, fatto prima. Eh? senz'altro sì, la chiacchierata. In vista della realtà, ovviamente. Sì, assolutamente. Poi quando chiudiamo qua la diretta c'è un modo per salvarla, me lo chiede lui, Allora, qualche sì, cosa? sicuramente sì, c'è un tastino per salvarla. Se non la salva a te, che diciamo sei quello che è arrivato dopo come Ah, la utente, salva a te ti forse. mando il file. Ah, ok, dai, perché volevo tenerla su Instagram.
come storia, insomma. Sì, anch'io lo uso come diario. Ci sta. Prossima volta però devi bloccare come quando vai in giro dal vero con la GoPro. Che bello, sempre, che ne so, in salotto, in casa. Ma che l'ho venduto la GoPro, adesso no. In realtà ci sono anche delle occasioni, e sì, perché volevo prenderla a 8. Poi alla fine non l'ho ancora presa, adesso la vendono a ottimi prezzi. Sì, ma mi è arrivata ieri una mail da uno store, che non mi ricordo se è l'ufficiale di GoPro in Italia o meno, che ce l'avevano tipo a 389 euro, una roba del genere, che non è male. Su GoPro.com è 320 adesso. Ma dai, sì. Guarderò. Spero che da qualche parte la mettano sotto i 300, allora la prenda. Quindi non puoi non avere la GoPro per quando si torna fuori. Infatti. Ci siamo, 100 metri. Dai, anche il traguardo. Bello, bello, bel giro. Aspetta che lo tagliamo insieme. Più o meno. Sei. Hopla. Ottimo. Bello, 41 km tondi. Un'ora e 20. No. Dignitoso, ciacolando. Senti, grazie mille. No, grazie a te. E ci sentiamo. Ci vediamo nella realtà. Sicuramente ci vediamo nella realtà. Ci sentiamo sul virtuale. E magari organizziamo qualcos'altro, vediamo, dai. Oh yes. Grazie. Grande, buona doccia, perché adesso sei guadagnata. Altrettanto. Ciao. Ciao.